Il 5 luglio 1983, un anonimo telefonista con un accento straniero finto contattò un giornalista dell'agenzia ANSA, affermando: «A Piazza del Parlamento, in un cestino della spazzatura, c'è un messaggio per i genitori di Emanuela Orlandi». Emanuela, cittadina vaticana di 15 anni, era scomparsa il 22 giugno. Il messaggio fu trovato immediatamente. In una busta c'erano una fotocopia della tessera di iscrizione di Emanuela alla scuola di musica Ludovico da Victoria, una ricevuta di pagamento dell'iscrizione e un bigliettino con scritto: «Con tanto affetto, la vostra Emanuela». La famiglia riconobbe subito la grafia, che il fratello Pietro definì inconfondibile. I genitori di Emanuela trassero un sospiro di sollievo, pensando che la loro figlia fosse ancora viva. «Almeno», disse il padre Ercole, «so che mia figlia è viva e sta bene. Oggi, a 41 anni di distanza, sappiamo che non era così e che quel messaggio non avrebbe portato a una soluzione del caso. È sempre stato considerato una traccia significativa, un piccolo messaggio in bottiglia proveniente dal buio in cui era scomparsa Emanuela. Sebbene fosse solo una fotocopia e quindi non potesse essere considerata una prova concreta della sua esistenza in vita, suggeriva che chi aveva telefonato aveva avuto un contatto diretto con Emanuela o con qualcosa di personale che le apparteneva, come la tessera della scuola di musica e il biglietto autografo. Pochi giorni dopo, il 10 luglio, venne trovato un altro messaggio nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino. Il biglietto diceva: «Cari mamma e papà, non vi preoccupate per me, io sto bene». Gli investigatori notarono che anche questo messaggio sembrava scritto con la grafia di Emanuela. Emerse un dettaglio inquietante. Altre tre ragazze scomparse e mai ritrovate avevano ricevuto biglietti con la stessa frase. Una delle ragazze, Stefania Bini, aveva 15 anni. Dopo la sua scomparsa, si scoprì che il biglietto attribuito a lei non era stato scritto dalla ragazza, ma era un collage realizzato con frasi ritagliate dal suo diario, incollate e fotocopiate per sembrare un messaggio nuovo e autentico. Il collage era stato creato da suo zio, Mario Squillaro, un ciabattino che l'aveva sequestrata, uccisa e nascosta in una cassa di cemento sotto il pavimento di casa. Questo sollevò il sospetto che il medesimo metodo potesse essere stato utilizzato per i biglietti di Emanuela Orlandi. Una nota del SISMI dell'epoca, il servizio segreto militare, riportava: «Il messaggio con tanto affetto, la vostra Emanuela, è scritto con una grafia molto elementare, adatta a una ragazza di 15 anni. Poiché si tratta di una fotocopia, è difficile stabilire se il messaggio sia stato creato con un semplice montaggio grafico. Il sospetto deriva dall'osservazione che ai margini della scritta si notano linee rette, che potrebbero indicare tagli effettuati con le forbici. Si trattava dunque di un collage, simile a quello trovato nel caso di Stefania Bini. La domanda successiva è: chi poteva avere accesso agli scritti di Emanuela, come il suo diario, per creare questi due collage? Le carte dell'epoca offrono una risposta. Esiste un documento ufficiale del Ministero dell'Interno, classificato come riservato, datato 20 luglio 1983, che riporta: «Al signor questore di Roma si trasmette la fotocopia di un'agenda di Emanuela Orlandi, acquisita occasionalmente dal noto organismo, ovvero i servizi segreti». Pertanto, gli scritti di Emanuela erano in possesso solo dei suoi familiari e dei servizi segreti nei giorni del 5 e 10 luglio. Ma i biglietti di Emanuela sono davvero dei collage?